quindi switcha così. Ok, cominciamo. Salve a tutti, per chi non mi conosce, io sono Pietro Virgilio, studente di ingegneria informatica al Politecnico e da ieri pomeriggio, ieri sera, vicepresidente del POUL. Oggi faremo una panoramica breve ma intensa su un'interfaccia grafica in particolare. Voi sapete che su Linux l'interfaccia grafica non è un'imposizione ma è una scelta, si può scegliere tra differenti tipi di interfacce grafiche. Una delle più gettonate installate di default su tantissime distribuzioni, tra le più diffuse, è tra queste anche la Ubuntu, che di solito installiamo nei Soulfest, quindi quello che il 99,9% di voi dovrebbe aver installato, ma un dato non di default. Notate subito che questa affermazione che ho appena fatto non è completamente esatta. Ci arriveremo un attimo perché questa definizione non è particolarmente esatta. Allora, siamo in ingegneria e qui in ingegneria ci insegnano ad ottimizzare. Io ho dovuto fare un'ottimizzazione, ergo le slide che vedete adesso non le ho fatte ad hoc per questo talk, ma le ho riciclate da Linux Day dell'anno scorso. Colgo l'occasione per dirvi che, per esempio, domani c'è Linux Day 2011 qui a Milano ed è una cosa organizzata da Nintendo Poll e altri gruppi appassionati Linux qui a Milano. E siete tutti invitati. Il talk è diviso in queste sezioni. La prima parte uso le slide che ho usato all'Linux Day dell'anno scorso perché mi permettono di farvi fare un excursus storico di come è stato GNOME fino a poco tempo fa. Poi ci sarà un breve video, perché la demo non ve la posso fare perché quel sistema vecchio non lo uso più, l'ho disinstallato, quindi vi faccio vedere un video di come era GNOME fino a un anno fa. Dico questo perché di recente, recentissimo, GNOME ha rilasciato la nuova versione, la 3, ed è particolarmente diversa dalla precedente, cioè non è un aggiornamento, è proprio una rivoluzione. E in pratica il talk della seconda parte, cioè la seconda parte del mio talk, sarà in pratica una versione parlata di un articolo che io ho scritto sull'ultimo numero del giornale Linux. Ovviamente io sono meglio dell'articolo per due ragioni. A, l'articolo non è aggiornato perché l'ho scritto 3 mesi fa. B, io sono multimediale, nel senso che mi potete fare la domanda e io vi rispondo. Ok, detto questo partiamo. Nella prima parte andiamo molto veloci perché, ripeto, è un excursus. Poi ci focalizziamo sulla seconda parte dove facciamo anche una dimostrazione valida. Ok. Cos'è il GNOME? Abbiamo detto è un desktop environment. Detto proprio con l'acronimo è GNU Network Object Model Environment, quindi è un ambiente desktop integrato che, oltre a darvi l'interfaccia utente, l'interfaccia grafica, vi include all'interno anche diversi programmi per le funzionalità più disparate: browser, email, Windows Manager e tanto altro, multimedia, eccetera. Ogni desktop environment si basa su delle librerie che, come vedremo, per GNOME sono le GTK, mentre per, non voglio chiamarlo antagonista, però per l'altro concorrente che si prende l'altra fetta abbastanza preponderante dell'utilizzo delle interfacce grafiche KDE, invece utilizza le librerie Qt, di questo ne parlerà Alessandro. Allora, proseguiamo. Questo è un disegno molto, ma molto semplificato di quello che dovrebbe essere il funzionamento. Perché è molto semplificato? Non è perché non ci avessi voglia, ma per due ragioni. Queste slide sono le Linux Day dell'anno scorso, l'abbiamo fatto in una scuola superiore, quindi dovevo rendermi quanto più low level possibile. Secondo, vi ricordo che questo è un corso beginners. Noi dall'anno scorso Paul abbiamo forcato il progetto, abbiamo fatto i corsi beginners che sono questi e poi abbiamo fatto i corsi advanced, quindi system admin e via di seguito, che sono nel secondo semestre. Lì invece approfondiamo in maniera più dettagliata molti aspetti. Facendoci riferimento a questo
questa slide possiamo vedere come dovrebbe funzionare la cosa. Cioè c'è l'hardware, il kernel che lo avvolge, che lo fa funzionare, e poi il dialogo fra il kernel e i programmi, quindi il desktop environment, per lo scambio, diciamo, delle applicazioni con l'utente, quindi l'interazione uomo-macchina. Quella freccettina lì è in pratica dove noi ci concentriamo adesso, cioè come l'utente si predispone all'interfaccia. Noterete che questo disegno è anche un po' incompleto, perché nella vecchia versione di GNOME 2 il passaggio dal desktop environment alla shell era praticamente una cosa inclusa, cioè voi se avevate GNOME avevate quella shell o delle minimalbum. Mentre invece con GDK3 le cose sono decisamente cambiate. Perché nell'ambito delle shell si è predisposto un video, che è una doppia scelta che sarà incentrata nella seconda parte del corso. Questo è un piccolo grafico per farvi vedere. Era vecchio del 2007. Però vi fa vedere come quel tempo fa KDE e GNOME si contendevano la stragrande maggioranza degli utenti Linux, GNU Linux, mentre XFCE, che è un'altra interfaccia minimale, si contendeva il 88%, mentre il 12% era altre, perché ce ne sono tantissime, citando qualcuno, LXDE, Fluxbox, ce ne sono veramente tantissime, e si può scegliere tra queste. Non esiste il sistema perfetto, esiste il sistema ideale alle mie esigenze. Quindi, non è detto che io vi sto mostrando GNOME, e GNOME è il desktop environment. KDE è altrettanto valido. La scelta sta sempre alla base dell'utente e ciò che pretende dalla macchina. Tutto qua. Questi sono alcuni software che include, riportate i famosissimi Firefox, Thunderbird, quello con le cuffie e Audacity, un ottimo player audio, player e editor audio. Poi c'è OpenOffice per volere storico, perché poi come sapete da Ubuntu, io uso Ubuntu, anche se sono un po' un figlio prodigio perché sono passato a Fedora per un po' di tempo, poi sono tornato indietro perché mi trovavo più a mio agio. E Ubuntu per esempio non usa più OpenOffice ma usa LibreOffice. Cambia poco, le funzionalità sono molto simili, però il concetto di base è quello del full open source, quindi di essere completamente libero. Riportato anche GIMP per una questione storica, perché le GTK, che sono le librerie su cui si basa GNOME, in realtà non sono nate per questo scopo. Erano nate, infatti GTK sta per GIMP Toolkit. In pratica erano state create proprio per GIMP. GIMP, per chi non lo conosce, è il fratello open source di Photoshop. Quindi era particolarmente importante per chi voleva fare editing, quindi video, non video, cioè immagini, quindi fotoritocco e compagnia bella. Con l'open source GIMP è un'ottima soluzione, non è una soluzione particolarmente professionale, ma per l'utente medio e fa tantissime cose che bastano e avanzano, e tra parentesi non costa 1500 euro come costa Photoshop. Quindi le GTK sono nate con questo obiettivo. Cosa è successo poi? Che GNOME ha sviluppato ulteriormente le GDK e le ha rese la libreria de facto su cui si basa tutto il desktop environment. Ok, qua ho riportato il Ubuntu Software Center, perché quando hanno rilasciato questa versione aveva subito delle modifiche sul layer, che tra parentesi sono ulteriormente cambiate con la nuova distribuzione che è uscita la settimana scorsa, Oneric Ocelot. Se voi avete fatto Distal Fest alla prima lezione, non avete Oneric Ocelot 11.10, ma avete 11.04 NACNAPAL. Le differenze sono, per esempio, l'Ubuntu Software Center aggiornato, la completa installazione di GDK3 anziché GDK2 e altre migliorie, bug fix, come sempre Ubuntu offre ad ogni release. Ok, adesso vi farò vedere quello che si può ancora fare, che però fa parte del bagaglio vecchio di GNOME, ossia GNOME 2. Quindi GNOME 2 per noi sarà un passato che è ancora presente in parte, però che sta via via smantellando.
La personalizzazione era una cosa, era il punto focale, secondo me, della potenza di Chrome 2, perché con questi tre strumenti, che sono Copies Fusion, Emerald e Chrome Look, in pratica l'appears, quindi il look della nostra interfaccia grafica, poteva essere manipolato fino agli ultimi membri di DNA, quindi potevate veramente modificare qualunque cosa. Brevemente, perché dobbiamo andare oltre, il talk non si fermerà dove si ferma questo slide, ma andremo oltre. Si utilizzava Compass Fusion per tutti gli effetti 3D e le animazioni che si davano a finestre e praticamente tutto il sistema. Compass Fusion è stato rimpiazzato dalla nuova versione di Gnome da un altro programma che si chiama Matter, che è più diciamo essenziale, però sostanzialmente anche più pesante, cioè le stesse cose che fa Matter con pizze le farebbe più velocemente, quindi è stata una scelta loro. Gira comunque bene, io non ho una macchina eccezionale, ho un Centrino 2 3 giga di RAM, quindi magari ogni tanto ho qualche abbasso di frame rate, invece su un macchino di R dovrebbe andare più maschile, cioè non è Windows per dire. Queste sono le principali caratteristiche con cui si poteva personalizzare con Gnome 2, ossia il famoso desktop cubico, c'è la possibilità di avere quattro desktop che ruotano e quindi quando noi switchavamo i desktop in pratica c'era un cubo 3D che si girava. E poi altri effetti grafici che vi farò vedere dopo nel video demo che dura 3 minuti, vi farò vedere brevemente come funziona. Poi c'era anche la possibilità di scrivere a fuoco sullo schermo, insomma c'erano talmente tante cose, tra l'altro a volte anche inutili, però mi ci cattivo di mano, ho detto fatto un po'. Emerald è il secondo tool che però ancora si può usare. Cioè, cos'è Emerald? È un creatore di temi. Se i temi di default che il vostro sistema non vi piacciono, prendete Emerald e se avete un po' di fantasia, un po' di tempo, potete creare il vostro tema. Lo screenshot che vedete non l'ho preso dal web. Questo era il mio vecchio sistema operativo. L'avevo sistemato tutto a nero. Mi piaceva, cioè mi piace il nero. E poi c'è anche una teoria per cui se vedi lo schermo nero una persona che sta molto attaccata al computer in teoria dovrebbe anche sforzare meno gli occhi. Comunque sì, a me piaceva così e l'ho combinato così. Se gli date un'occhiata veloce capite bene che non ci azzecca niente con l'Ubuntu originario che uno installa. Ovviamente parlo delle vecchie versioni, per le nuove versioni ne parlo che non sono altri. Questo invece è un sito che è ancora su ed è anche la fonte primaria di personalizzazione su Gnome, che è gnomeloop.org. Trovate temi fatti da altri utenti, trovate splash screen, chi non lo sa è la schermata che parte quando il vostro sistema fa il bootstrap, cioè quando il sistema sta caricando sull'Ubuntu classica che compare la scritta Ubuntu con lo sfondo viola e i pallini che caricano. Volendo potete rimpiazzare quella e mettere un'altra che più vi piace, c'è veramente il moschino, c'è anche più che esperibile, certo, però proprio allucinante. Quindi anche qui c'è tantissima roba da cui potete trarre spunto, o utilizzarla già com'è, o addirittura modificarla a vostra volta. Ok, le slide della prima parte finiscono qui e io all'inizio dell'anno scorso mi sono messo al computer e ho fatto vedere live che cosa si riusciva a fare. Invece adesso ho creato praticamente un video che va a farvi vedere più o meno quello che si riusciva davvero a fare con la vecchia versione di Gnome 2. Non c'è audio, quindi magari se volete ve lo posso commentare. Ecco, questo è il famoso desktop cubico con lo sky, con gli esempi in 3D, un po' di navigazione, quelle fiammette che ogni tanto escono erano i pop-up che uscivano quando ti soffermavi su un bottone, quindi ti descriveva la cosa, uscivano e si infuocavano. Poi questo era il sito del vecchio Tuesday, l'ho messo apposta tanto per far pubblicità, per virgolette. Qui c'è un po' di terminale e dietro dovrebbe esserci SuperTux. Per chi non lo conosce, SuperTux è il fratello open di Super Mario. Dove al posto di Super Mario c'è il pinguino che gioca. È stata partita mia, non mi ricordo neanche se ho vinto o perso, perché di la verità l'ho fatto un anno fa, non mi ricordo.
prossimo livello lo finiamo per un pochino. Ok, posto del castello c'è la Ligru, vabbè, la gente è tanto simpatica, vabbè, questo è un player video che riproduce, questo è WLC tra parentesi, sì, che riproduce qualcosa, mi è capitato addosso il primo video, non state a badare a quello. Se lo vedete un pelo che si rallenta, tipo come in questi casi, non era il sistema a rallentarsi, è il programma che ho usato per acquisire il video dal mio computer, che aveva dei cali frame rate pesanti, poi di cui sopra il mio computer, ormai c'è 5 anni, fa un po' schifo, quindi aveva dei cali. Vedete qui, chiudo una finestra, esplode un po'. Queste cose erano tutte quante configurabili. Questo era il punto forte di Gnome 2, cosa che adesso per ora non c'è, perché con le nuove librerie e con la nuova shell che Gnome ha rilasciato, il sistema ha delle funzionalità potentissime, però per adesso non sono ancora del tutto configurabili. Ecco, questo l'avrei dovuto mettere alla fine, però ormai il video è andato. Era praticamente il finale del mio talk dell'anno scorso, dove scrivevo... grazie a tutti, marchiata a fuoco, 3 ore per scriverlo, il mouse poi tra parentesi non è neanche al laser, è ottimo, quindi non è neanche eccessivamente preciso. Nel frattempo che finisco, il mio alter ego di un anno fa scrive tutti, avete qualche domanda nel frattempo? Vabbè, ve la taglio corta, qui scrivevo, faccio un mistero l'ultima IT. Io finivo così e il talk era finito. Perché il talk non può finire qua? Il talk non può finire qua perché aprile di quest'anno il team di sviluppo di Gnome ha rilasciato, come ho detto prima, la nuova versione, la 3. Ora, qui è successo un po' un beautiful informatico, perché c'è stato un... diciamo, differenti idee scambiate, gente che non piace una cosa, gente che non piace un'altra. Alla fine quello che ne è uscito fuori è che all'utente viene proposta una scelta che può andare da una parte piuttosto che un'altra, e questo ve lo faccio vedere con le slide che invece ho fatto ad hoc apposta per oggi, che sono queste. Ok, allora, vi avevo detto prima che a livello di shell, cioè tra le librerie e la shell che vi fa vedere quello che, cioè quello che voi realmente vedete è la shell, c'è una profonda, c'è stato uno scisma. In pratica che è successo? Che Gnome ha rilasciato il GDK3, insieme al GDK3 ha rilasciato Gnome Shell, che è quella che tra parentesi uso io, che preferisco. È un'interfaccia che ha portato diverse migliorie che dopo vedremo live al sistema. Cosa è successo? Che Ubuntu, mi piace reinventare la ruota per così dire, non gli piaceva Shutterworks oppure quel che volete, se la sono implementata da solo la shell, basandosi sempre sulle GDK3. Cioè, voi non è che scegliete tra Gnome e un altro desktop environment. Se voi usate Unity, così si chiama, la shell di Bicanonical, di Ubuntu di default, che poi se avete 11.04 è quello che voi state vedendo adesso davanti sui vostri schermi. Quello si chiama Unity ed è la shell creata da Canonical basata sulla GDK3. Ora, la scelta sta a voi, quella di scegliere tra rimanere di default con GDK3 installato, quello non potete farci nulla, o Unity, oppure non piallare Unity, perché non serve piallarlo, vi farò vedere io che per farveli vedere tutti e due basta fare un log off e un re-login cambiando la shell. Io ho tutte e due le shell nello stesso computer. Non è come fare un dual boot, ci metti un altro sistema operativo e un altro sistema operativo. È lo stesso sistema operativo con le stesse impostazioni, però con la shell cambiata. Ok, allora, detto questo, vi spiego come funziona.
Le GTK 3 hanno offerto sostanzialmente tre diciamo grosse migliorie, anche se diciamo altre persone non le reputano tali. Però a me personalmente le GTK 3 piacciono e ci vedo queste tre cose, che è flessibilità, retrocompatibilità e prestazione. Sono decisamente più belle rispetto alle prime, sono compatibili con le prime, con le precedenti. E la cosa che ho notato subito è che quasi tutti i programmi che girano nel desktop environment le supportano, quindi sono flessibili da programma a programma. Ok, questo è come appare Gnome Shell. Questo è lo screenshot del mio computer preso stamattina, quindi dopo, quando farò la demo, voi vedrete esattamente questo e vi andrò a spiegare nel dettaglio come si possono fare determinate cose. Mentre Unity, se voi avete installato 11.04, dovrebbe apparire più o meno così. Perché prima ho detto che non è esatto dire che Gnome 2 non esiste più? Per questo motivo qua. 11.04 prevede due modalità, che sono Ubuntu e Ubuntu Classic. Ora, Ubuntu, quando voi fate il login di sistema, sarebbe Unity. Se voi selezionate Ubuntu Classic, oppure al momento dell'installazione il vostro computer non ha abilitata l'accelerazione 3D, perché la vostra scheda non la supporta, perché il driver di base non le riesce a far girare, dovete scaricare quello proprietario, qualunque cosa, invece di comparirvi Unity, vi compare GNOME allo stato classico, cioè la 2. E quindi diciamo che fino a 11.04 GNOME 2 ha ancora continuato a esistere, fino alla settimana scorsa, quando è uscita 11.10, che tra parentesi è quella che sta girando adesso sul mio PC, dove GNOME 2 è stato completamente piallato perché Canonical si è inventata Unity 2D, ha chiamato 3D quello di base e ha rinominato Unity 2D una versione di Unity che appare identicamente a questa, però non utilizza l'accelerazione 3D della scheda video, quindi gira sul computer di 10 anni fa con 128 MB di RAM e, cioè, o meglio, si spera che giri, poi magari questo si può vedere che non è vero, però ha lasciato, per un computer che può avere 5, 6, 7 anni, compatibilità anche a chi non necessita di accelerazione 3D oppure che non riesce a ottenerlo. Ok, detto questo, andiamo a vederlo un po' nel dettaglio. Vediamo la prima e la seconda. La prima è Gnome Shell, perché io di fatto uso questa e quindi è quella su cui mi trovo meglio, quindi vi farò vedere magari un po' più di più. Per quanto riguarda Unity, vi farò vedere altrettante cose, però diciamo che un po' perché non la disprezzo, non mi piace, un po' perché ha dei difetti che per ora non sono stati risolti, magari la tratteremo un po' meno. Allora, come si presenta Gnome Shell? È un'unica barra in alto, per ora, dove c'è un menu dell'utente dove si può accedere a delle impostazioni di sistema, un pannello centralizzato con all'interno tutte le impostazioni che voi potete fare. Questo non è un'esclusiva di Gnome Shell, vi farò vedere che su Unity il pannello è identico. Questa è una cosa da attribuire alla base, quindi a GTK e GNOME nel senso generale del termine, quindi Shell a parte. Quindi uno dei vantaggi tra la 2 e la 3 è la creazione di un centro di controllo del sistema unico, dove si può accedere a tutte le funzionalità da un unico pannello. Gnome Shell supporta Empathy e quindi la possibilità di poter configurare in automatico con account online tutti gli account dei vostri social network, Facebook, per chi lo usa Google+, e altri. In pratica cosa succede? Invece che andare sul sito dedicato per avere le vostre notifiche
eccetera, c'è il sistema che ve lo fa vedere in base al, al sistema di notifica centralizzato che vedrete tra pochissimo. Vabbè, le solite funzioni, blocca schermo, cambio utente, sospendi, poi da qui si accede anche al menu chiudi di avvia. Wireless, Bluetooth, volume, accesso particolare per tastiera a schermo, contrasto elevato, eccetera. Qui abbiamo ora calendario e il tasto attività ci apre tutte le novità che, diciamo, Gnome Shell comporta, che sono queste. Allora, la barra sotto, diciamo, classica alla Windows, per dire, dove voi riducete a icona le vostre finestre, è stata eliminata. Sapete, questa è stata eliminata anche in Unity. Quindi questa è una cosa che, su cui concordano. E c'è una dashboard editabile, cioè io posso togliere e mettere programmi, cioè ne posso avere 10, come posso avere 2, come posso avere nessuno. Questi sono shortcut. Se io li schiaccio, vedete che compare una piccola ombra bianca sotto, quello significa che il programma è in esecuzione. Quindi se il programma ce l'ho nella dashboard, rimane con l'ombra sotto. Se invece apro un programma che, per esempio, io non apro spesso, per esempio, che ne so, Gparted, anzi no, il creatore di dischi di avvio, vedete che qui si apre un'altra icona con all'interno, cioè che mi dice che quel programma è in esecuzione. Faccio notare anche un'altra cosa simpatica, cioè che ci sono questi due menu unici, cioè adesso credo che sia una cosa pulita e decisamente utile per chi usa il computer per fare molte cose magari contemporaneamente, cioè due menu per accedere a tutto quello che vi serve. Il menu delle applicazioni. Il problema è che magari via via installando potrebbe diventare particolarmente grosso. Nessun problema, avete due modalità: o scrivete qui il programma che vi serve, per esempio io volevo prima Gparted, il computer non vuole più, ho anche sbagliato, cioè Gparted. Ho un errore con la tastiera, non capisco perché, di solito non l'ho mai fatto. Vabbè, comunque, se cerco G mi trova tutti i programmi che hanno la G all'interno del nome e mi trova anche Gparted. Secondo, pure potete cercarli per categorie. Non so, se vado sulla categoria internet troverò il browser, programma per l'email, transmission per il FileTorrent, il downloader, Wireshark, insomma i programmi che fanno parte della categoria internet, e così per le altre categorie. La cosa bella di questa barra è che non funziona solo per i programmi, funziona anche per i file. Per esempio, se io scrivo GNOME, la tastiera è proprio andata a quel file, GN, non solo trovo diciamo la parola GNOME, non solo cerco il diittongo GN adesso su i programmi, ma lo trovo anche sui file. Quindi lui qui mi cerca le applicazioni che corrispondono alla ricerca, sotto invece corrisponde, per esempio, vedete, questo è il file che vi ho fatto vedere prima, il video il demo della vecchia distribuzione di GNOME. E tra parentesi, se la ricerca non è né un file sul vostro computer né un'applicazione, potete schiacciare il tasto Google o Wikipedia e lui vi rimanda direttamente con il browser e vi cerca la parola cercata. Quindi è tutto integrato. Ok, altra potenziale innovazione, secondo me una delle più utili, è questa. Quanti di voi programmano in Java? Okay. Vabbè. Se vi dico ArrayList, dico bestemmie? No. Ok. Allora, per quelli che invece non hanno alzato la mano, un array invece sapete cos'è? Un array è un vettore che però, per esempio, in linguaggi di programmazione nel C sono definiti a priori, cioè voi definite quanto deve essere grosso il vostro array. Ora, se voi notate su Unity avete quattro desktop, punto, cioè quattro desktop, potete sì modificarli, però la modifica è a priori, cioè io dico che ho quattro desktop, userò quattro desktop, ne imposto 6, ne userò 6. Su Gnome Shell questo non è vero, perché è stato implementato un array list di workspace, cioè
un array che si autogestisce da solo in quanto riguarda la grandezza. Cioè, guardate, io sto usando un desktop e l'altro viene lasciato vuoto perché potrebbe essere utilizzato. Se io per esempio prendo una di queste finestre e la metto nell'altro desktop, esiste che naturalmente me ne crea un altro nuovo, e così in continuo. Che succede? Che io, andando da questa parte, visualizzo in un'unica barra tutto quello che il mio computer sta facendo. Lo puoi fare anche con Unity, però io ne potrei aprire, ne ho aperto fino a 10 di questi, avevo 10 cose aperte, il computer stava un po' bestemmiando, però 10 cose aperte e le selezionavo immediatamente, per non parlare del fatto che sono interscambiabili anche nella barra stessa, cioè prendo l'applicazione, la prendo, la porto qua, la toglio e ne metto un altro sotto, gestisce tutto in automatico. E questo a mio parere è una cosa che non c'è in nessun solo lì. Ultimissima cosa, poi passiamo a Unity e poi concludiamo perché forse sto sforando un po', è il sistema di notifiche. Qui sotto non c'è nulla all'apparenza, ma in realtà c'è il sistema di notifiche. È una sorta di cassetto dove le notifiche di sistema vengono accumulate, voi potete ignorarle perché magari siete concentrati a parlare con qualcuno su Skype, su quello che volete, e ignorate le notifiche. Che succede? Che poi quando tornate nel pannello di attività trovate tutte le vostre notifiche accumulate e vedete una a una in base a quello che vi serve. Esempio, prendo Nautilus e apro una partizione sul mio computer. Il sistema di notifica esce e mi dice ho montato un dispositivo rimovibile. Io lo posso ignorare perché tra parentesi l'ho anche già aperto e continuo a fare il mio lavoro. Guardate qui questa icona, si è messa in coda e mi sta dicendo che c'è sempre il sistema rimovibile. Se ci clicco sopra mi dà pure la possibilità di rimuoverlo in sicurezza. Ora, io sto ignorando questo e voglio aprire qualcos'altro. E metto cos'è che apre notifiche? Credo Skype. Speriamo solo che non si impianti. Ah, devo scrivere, c'è una scritta. Potrà andare. Ecco, guardate, c'è l'icona di Skype che si sta connettendo e ringraziando il Signore si è connesso. Quindi cliccando qui sul tasto destro ottengo tutte le funzionalità di Skype. E così all'infinito, perché per esempio chi apre il Banshee, che è il riproduttore multimediale, Banshee ad ogni canzone ti dice, cioè finita una canzone ti dice la canzone successiva che titolo ha, e se magari vuoi passare a quella dopo perché ti fa cagare quella canzone lì. E anche quello va a finire nelle notifiche. E così, se impostate anche i social network, le chat degli amici e i Twitter, per esempio con Twitter, i tweet nuovi compaiono tutti lì e poi li potete lasciare accumulati e poi quando avete tempo li controllate una alla volta. Anche questa cosa non ce l'ha nessun altro sistema operativo. Cioè Unity ce l'ha il sistema di notifica centralizzato, però vi notifica la cosa quando accade. Però se passa il tempo voi perdete quell'informazione, invece qui rimane in memoria e voi potete andare a cercare quello che è successo al vostro sistema. Bene, questo è Gnome Shell, a dire la verità ce n'è tanto altro. Se volete approfondire c'è l'articolo che ho scritto sul giornale Linux qualche mese fa, che è meno aggiornato perché l'ho fatto appunto 3 mesi fa, però è comunque abbastanza esaustivo. Meno esaustivo rispetto a me che ci parlo sopra, sicuramente. Anche perché con Ubuntu 11.4 che monta ancora le GTK2, Gnome Shell fa le pizze. Cioè, perché voi non dovete solo installare Gnome Shell, dovete installare prima Gnome 3 e quindi le GTK3 e poi installare Gnome Shell da sopra. Io l'ho fatto il giorno stesso che uscita la release, risultato processore a palla, compilazioni a manetta, tante bestemmie, alla fine il sistema non è neanche molto performante. Adesso che le GTK3 sono automaticamente supportate, c'è un pacchetto che scaricate da un software center che si chiama Gnome Shell, lo installate, log off, login e rimontate sul nuovo sistema. Ok, facciamo una breve panoramica invece su Unity e poi se non ci sono domande avete termina la sessione. Ecco, io adesso torno alla schermata di login di Ubuntu, che questa è quella dell'Ubuntu nuovo, quella dell'Ubuntu 11.4 è un po' diversa.
Ok, vado qui per esempio su questo tasto, anziché GNOME, succede di ah ok, ah, vi spiego di quello che sta succedendo. C'è una schermata di login dove io ho, ho selezionato anziché GNOME Shell e Unity. Adesso faccio, inserisco la password e speriamo che torni a funzionare. Altrimenti so, un altro big face di Unity e compagnia bella. Durante questo delay tecnico avete domande? La roba 3D si può fare sì. Però c'è per quell'array di desktop che c'ho a destra. Farli ruotare in 3D? Io lo so quello. No, è tra parentesi come fare il 3D. È una cosa che aumenta ricorsivamente ogni volta che apri il programma. Cioè, io un cubo a quattro sì, destra, no, a quattro facce lo faccio girare fine. Moltiplicavo, cioè facevo tipo. Allora guarda, io l'unica cosa che posso dire adesso è per ora, perché l'interfaccia è nuovissima. Magari se implementeranno qualcosa, perché no, ci saranno effetti 3D. Ok. Proviamo un riavvio che è la soluzione informatica definitiva, vediamo se funziona. Se non funziona ancora su video di tiro, poi lo stacco su video. Quando ha domande, dubbi, su quello che abbiamo detto, fatevi. Il riavvio sembra essere veramente la soluzione definitiva dell'informatica. Ok, scusate il problema tecnico, ma era del tutto inaspettato. Ok, questo è invece Unity. Brevemente notiamo che ce l'ha qualcosa di somigliante a un GNOME Shell, ad esempio l'ha dashalato, e
cioè, praticamente identica, funziona uguale, cioè posso lasciare i node e i programmi che uso sempre e quelli che non uso di solito vengono aggiunti al momento. A differenza dell'array list di workspace dinamico che abbiamo sulla destra di Gnome Shell, abbiamo questo che è il selettore di desktop. Ce ne sono quattro di default, voi potete selezionare quello che più vi aggrada e usarlo. Ad esempio, se qui apro il desktop manager, qui magari ci apro il browser, sì, questo è il Windows Manager. Se magari apro il browser, c'è un po' lento all'inizio, poi si avvia, posso prendere, spostare le finestre da una parte all'altra, posso anche selezionare qui, ridurre icona, fa vedere per esempio che il desktop con riquadro è quello che state selezionando, il desktop in, notate che questo è colorato, cioè è luminoso mentre questo è scuro, quelli illuminati sono quelli che stanno effettivamente lavorando, quelli scuri sono quelli disattivati, cioè che per il momento non stanno facendo nulla. Cos'altro? C'è una cosa che io per esempio, cioè mi si gira molto il naso, che è il sistema, questa roba qua, che è il sistema di gestione dei menu. Quanti di voi usano quelle belle cose con la mela marcia sopra che sono Apple? Questo non è uguale a quello che fai tu su macOS? Basta. Beh, il fatto che ho l'applicazione fissa sopra e in base all'applicazione che si gira su Firefox o il menu di Firefox, shift e vado su Nautilus, sì, e il menu di Nautilus. È una cosa che io non so un po'. Funziona bene, però va bene. Poi gestisce bene le trasparenze. L'unica cosa brutta è che, per esempio, sul lato estremo destro e in basso c'è il nulla atomico, cioè non uscirà mai nulla da lì, cioè fate tutto da qui e da qui. C'è una cosa positiva, con questa concludo, questa interfaccia fu creata in anticipo per i netbook, quindi se provate a usarla sui netbook risulta piuttosto performante, perché gestisce bene lo schermo, non vi dà quel problema delle finestre, insomma gestisce tutto in automatico. Ha anche lui il servizio di ricerca come quello di Gnome Shell, cioè clicco sul programma, lui me lo trova, vado qui e mi apre il programma. Detto questo, questi sono due modi diversi di utilizzare lo stesso sistema. La scelta, come d'altronde sempre nel mondo dell'open source, sta solo all'utente. Se a voi piace più Ubuntu, usatela, perché se non vi piace per niente quello che io ho parlato fino adesso, è stato comunque un piacere, magari adesso Alessandro vi sbrellucica gli occhi con KDE e le cose vanno per il verso giusto. Ok, sono domande? Grazie per l'attenzione. Grazie.
Ok. L'immagine sul vetro è un po' più scura rispetto all'originale. Allora, ciao a tutti, io sono Alessandro. Ciao. E sono qui per presentarvi l'altra metà del cielo, ovvero i KDE. Per quanto riguarda gli ambienti desktop su Linux, fondamentalmente i due player maggiori sono GNOME e KDE. Adesso GNOME delle sue due versioni, diciamo, non 3 o Unity, ma in linea generale GNOME e KDE. Poi esistono tantissimi diversi, come vi ha già detto Pietro, più o meno funzionali, più o meno ricchi di applicazioni più o meno leggeri. In ogni caso questo, diciamo, è il secondo desktop environment, il secondo tra i desktop environment più importanti. Allora, cominciamo intanto a dire che cos'è, di cosa si tratta KDE. Allora, KDE è una sigla, è nata come sigla, in realtà adesso di fatto non è più una sigla, l'ultima, diciamo che l'associazione senza scopo di lucro che sta dietro lo sviluppo di KDE ha fatto circa un anno fa un po' di remix da un punto di vista, diciamo, di marketing, e se vogliamo KDE non è più in teoria una sigla, diciamo che originariamente è K Desktop Environment, quindi è di nuovo un ambiente desktop per Linux. È un progetto piuttosto grosso, sono più di 4 milioni di righe di codice tra l'ambiente sottostante e tutte le applicazioni costruite da KDE. Ci sono circa 2000 sviluppatori che contribuiscono da tutto il mondo, in realtà non sono solo sviluppatori, ma ci sono anche naturalmente le persone che si occupano, per esempio, di fare le traduzioni nelle varie lingue, o le persone che si occupano di organizzare i meeting, per esempio. KDE ha compiuto 15 anni, circa una settimana fa, senza circa una settimana fa, dato che il primo annuncio della volontà, diciamo, da parte di alcune persone di sviluppare un nuovo ambiente desktop per Linux risale appunto al 14 ottobre del 96. Di fatto la prima versione stabile è stata pubblicata nel luglio del 98, la 1.0, l'ultima disponibile è la 4.7, che è stata rilasciata a fine luglio. Allora, un po' di storia. Dietro KDE ci sono le Qt, che sono delle librerie grafiche, ma non solo grafiche, delle librerie per sviluppare il codice in C++, dando la possibilità di forniscono, diciamo, un'astrazione più alto livello per scrivere codice in C++, permettono la portabilità del codice che si scrive per su diversi sistemi operativi, in particolare su Linux, su macOS e su Windows. Sono state immediatamente la prima scelta per lo sviluppo di KDE già nel 96, e se vogliamo lo sviluppo di GNOME è stato una conseguenza di questa scelta, nel senso che nel 98, quando è uscita la versione 1.0, che qui vi faccio vedere uno screenshot tra un attimo, e si è visto che era un ambiente desktop decisamente più avanzato rispetto a tutti quelli che esistevano all'epoca, che erano estremamente semplici, e quindi si è visto subito che avrebbe avuto un certo successo nella comunità open source, c'è stato una preoccupazione da parte dei sostenitori del software libero, poiché queste librerie erano rilasciate con una licenza libera, ma non compatibile con le licenze GNU. Sì, io suppongo che voi abbiate fatto nelle prime lezioni, abbiate parlato di licenze, se non l'avete fatto potete comunque andare a vedere i dettagli, diciamo, della vicenda su internet. Di conseguenza è iniziato lo sviluppo di GNOME, il quale si utilizzava le librerie GTK, che invece erano compatibili, rilasciate sotto licenza di GPL, quindi compatibili con effettivamente free software, diciamo. Il problema in realtà per le Qt si è risolto circa un paio di anni dopo, quando sono state rilasciate a loro volta sotto licenza di GPL, e di conseguenza KDE è diventato un ambiente desktop completamente libero. Le Qt peraltro sono rilasciate anche per una licenza commerciale e sono utilizzati da in parecchi prodotti, qualcuno magari inaspettato, e da parecchie aziende. Ok, quindi le Qt le trovate per esempio su Skype, anche se utilizzate Windows. Skype su Windows utilizza queste librerie, così come VLC, Photoshop Elements o Matematica, e sono utilizzate da diverse aziende, tra cui l'Ente Spaziale Europeo, piuttosto che la DreamWorks, Lucasfilm e tanti altri. Quindi sono delle librerie piuttosto importanti. Quindi se volete
le fondamenta di KDE sono fondamenta piuttosto solide. In questo momento sono le Qt sono sviluppate da Nokia, perché Nokia ha acquisito un paio d'anni fa, se non ricordo male, la Trolltech, che era l'azienda originaria che sviluppava queste librerie, quindi sono a Nokia. Questo è uno screenshot della versione 1.0 del 98, dando darvi l'idea di com'era l'ambiente desktop nel 98. Una rapida panoramica, la 2.0 del 2000, la 3.0 del 2002, questo in realtà è uno screenshot della 3.5, di cui qualcuno magari in questa aula potrebbe rimpiangere se utilizza già Linux da un po', e la 4.0 del 2008. La 4.0 del 2008 probabilmente è stato un evento simile a quello che è adesso GNOME, la versione 3 di GNOME per GNOME, cioè è stato un momento di rottura. Se fate caso, le versioni precedenti erano sempre state rilasciate a distanza di 2 anni, 98, 2000, 2002, poi sono passati addirittura 6 anni. Perché sono passati così tanti anni? Perché? Beh, intanto perché KDE 3.0 funzionava bene, quindi si è continuato a sviluppare su quello. Poi perché ad un certo momento le Qt sono cambiate, cioè c'è stato un cambiamento drastico dalla versione 3 alla versione 4 delle librerie fondanti KDE, di conseguenza anche KDE ha deciso di cambiare, di, se vogliamo, dare una ripulita al codice precedente e di fatto riscrivere il proprio ambiente aperto. Questo ha fatto sì che il rilascio della 4.0 sia stato un rilascio diciamo un po' prematuro, nel senso che il desktop era relativamente pronto, però mancavano diverse applicazioni che dovevano ancora essere portate dalla versione precedente a quella successiva, quindi di fatto si è dovuto aspettare circa un annetto e aspettare la 4.2 per avere un desktop stabile, e nelle ultime versioni tutte le applicazioni, di fatto non si sente più la mancanza del 3.5, tutte le applicazioni necessarie ci sono, e sono tantissime. Questo è un breve elenco che ve ne mostra giusto qualcuna, per esempio il client di messaggistica, alla suite Office, al visualizzatore di immagini, al visualizzatore di PDF e tanti altri. Nella presentazione di adesso la mia intenzione è di mostrarvi un paio di concetti che stanno sotto KDE, in particolare il concetto di desktop che hanno introdotto nella 4.0 e il concetto di desktop semantico, che mi piace come idea, e un paio di applicazioni che io ritengo essere applicazioni piuttosto importanti e piuttosto interessanti, non solo all'interno di KDE ma in generale per il desktop Linux. Per il resto naturalmente siete invitati, se siete curiosi, a installarlo e a provarlo un po', come in linea generale diciamo l'approccio migliore su Linux, se si vuole provare se si scopre una nuova applicazione, è installarla e provarla. È talmente semplice installare e disinstallare applicazioni che vale la pena farlo. Allora, il desktop di KDE 4 si chiama Plasma. Plasma in realtà è tutto il sistema che visualizza il desktop in KDE. Questo è uno screenshot della 4.7. In realtà non è nulla, se vogliamo, di eclatante, quantomeno a prima vista, dato che c'è una barra sottostante con le classiche icone, il piatto dell'orologio, il Bluetooth, il wireless e quant'altro, il classico menu con la lettera K distintiva di KDE, alcuni widget sul desktop che sono chiamati plasmoidi a livello di KDE, ma diciamo nulla di rivoluzionario da questo punto di vista. Anche KDE ha la possibilità di creare desktop virtuali, quindi avere tanti desktop su cui potete distribuire le vostre applicazioni. Due sono i concetti interessanti che Plasma introduce. Il primo è il concetto di attività. Il concetto di attività, fondamentalmente l'idea è che l'utente è in grado di creare un'attività, quindi creare un insieme di una visualizzazione sul desktop e come concetto di fondo anche un set di applicazioni e magari un set di impostazioni per quelle applicazioni dedicate specificatamente all'attività che sta in quel momento si sta occupando. La visione diciamo che si ha sarebbe quella, per esempio, che io posso costruire un'attività per un progetto X e nel momento in cui accedo a quell'attività, per esempio, le applicazioni sono configurate in maniera tale da mostrarmi, per esempio, sul client di messaggistica soltanto i contatti con cui di solito comunico per quell'attività,
oppure è in grado automaticamente di riaprirmi le applicazioni che avevo aperte l'ultima volta che lavoravo su quelle attività. La sua implementazione in realtà è ancora relativamente immatura, nel senso che esistono e al momento il livello di personalizzazione è soprattutto sull'aspetto grafico. Tuttavia ci si sta muovendo nella direzione di cambiare, per esempio poter appunto riaprire le applicazioni aperte in precedenza o qualcosa di questo genere. In realtà un'applicazione più concreta delle attività c'è in Plasma Active. Circa 2 settimane fa è stato rilasciato la versione 1.0 di un progetto che si chiama Plasma Active, che è un progetto derivato da KDE, è allo stesso tempo incluso in KDE perché gli sviluppatori di fatto sono gli stessi, parte degli sviluppatori che sono gli stessi. L'idea è di portare KDE, la parte grafica di KDE, in tablet, quindi su un ambiente completamente touch. La potenza di Plasma è che è stato piuttosto semplice per gli sviluppatori effettuare questa operazione, perché si è trattato semplicemente di ridefinire la posizione degli elementi grafici. Quindi da un punto di vista, diciamo, di programmatori, Plasma è molto interessante perché rende semplice cambiare l'interfaccia ma mantenere stabile tutto ciò che si trova sotto l'interfaccia, quindi le funzionalità del programma. Dal punto di vista, diciamo, di funzionalità, effettivamente Plasma Active è possibile utilizzarlo ed è stato testato su alcuni modelli di tablet di cui potete trovare i dettagli su internet. Plasma Active utilizza le attività. In ciascuna attività possono essere collocate diverse applicazioni. Il passaggio da un'attività all'altra permette di, per esempio, avere diverse applicazioni all'interno di quell'attività che vengono riaperte. Quindi, se vogliamo, in questa versione mobile, da un certo punto di vista un po' semplificata rispetto al desktop, il concetto di fondo delle attività si sta più o meno realizzando. Per quanto riguarda qualche esempio di applicazione che esiste su KDE, allora, questa è una schermata molto breve, questa è una semplice utilità, si chiama KeyRunner. Normalmente, fino alla versione 3, KeyRunner serviva per avviare un programma, ovviamente alt F2 sul vostro computer, scrivete il nome di un programma, mandate invio e quello viene avviato. In realtà, dalla versione 4 in poi, KeyRunner può fare tante altre cose. Per esempio potete cercare una canzone, se l'avete poi registrata all'interno del vostro player audio, potete utilizzarlo per fare un calcolo con una calcolatrice, come se vogliamo come Google da un certo punto di vista, che potete fargli fare calcoli matematici semplici, potete cercare una cartella, potete fare una ricerca su internet. In realtà potete fare anche tante altre cose, poiché è configurabile quali tipi di funzionalità si possono eseguire e se andate a cercare su internet esistono tante persone che hanno sviluppato nuove funzionalità, hanno esteso, se vogliamo, le capacità di KeyRunner per fargli fare altro, per esempio magari calcoli matematici più complessi o ricerche su siti diversi da Wikipedia. Un'applicazione che io ritengo particolarmente importante è Amarok. Amarok è un riproduttore audio. Per quanto mi riguarda è il miglior riproduttore audio che ci sia su Linux, non tanto su KDE quanto su Linux in generale. Perché lo vedo particolarmente completo e di fatto permette di fare qualunque cosa che un riproduttore multimediale debba fare. Quindi avete ovviamente la vostra collezione di file musicali ordinati per acquistare uno. Categorizzazioni da scegliere, qui avete la scaletta dei brani che sono in esecuzione, là avete i comandi per fermare l'esecuzione, cosa per cambiare tracce o per modificare i volumi. Potete chiedere all'applicazione di mostrarvi il testo di quel brano piuttosto che i video su YouTube che potete naturalmente avviare con un click. Potete chiedere all'applicazione di mostrarvi le date dei prossimi concerti della band che state ascoltando in quel momento. Funziona sicuramente per le band americane, ammetto di non aver testato per quelle italiane, potrebbe funzionare allo stesso modo, dato che ovviamente Amarok si rivolge a determinati siti per chiedere queste informazioni e se è probabile che questi siti siano soprattutto siti statunitensi. Avete la possibilità di creare delle playlist dinamiche, cioè potete chiedere ad Amarok di crearvi una playlist, in questo caso, questo primo esempio è una playlist infinita, diciamo, cioè una playlist in cui il programma continua a estrarre brani dalla vostra collezione, brani che magari volete che si corrispondano
abbiano per una certa probabilità appartengano a un determinato artista, per il 40%, 40% delle tracce volete che siano di un determinato artista, o restante 40% di un altro, il restante 20% è a discrezione dell'applicazione. Volete che per esempio la metà delle tracce estratte siano di genere rock? Ovviamente questo funziona se la vostra collezione musicale ha i tagli impostati correttamente, ma spesso e volentieri lo sono, soprattutto se fate acquisti online utilizzando applicazioni come iTunes o altro, spesso sono correttamente settate, e in ogni caso sono facilmente settabili anche se arrivano da altri punti, diciamo. Esiste una seconda possibilità per creare playlist dinamiche, da un certo punto di vista ancora più potente. Qui potete scegliere di creare una playlist specificando per esempio di nuovo artista, titoli, generi. Potete specificare l'anno, per esempio, gli anni all'interno dei quali volete i brani che volete ascoltare siano stati pubblicati, e scegliere la durata della playlist. Se volete fare un CD potete scegliere per esempio di produrre una playlist lunga 1 ora e 20, per esempio di rock, e vi verrà creata estraendo in maniera, diciamo, casuale, più o meno casuale, dalla vostra collezione in base agli attributi che segniamo. Una seconda applicazione importante è K3P, di cui vi faccio vedere solamente uno screenshot, dato che è un'applicazione per masterizzare CD e DVD e Blu-ray. In realtà probabilmente è un'applicazione che andrà sempre più in disuso, secondo me, visto che si sta sempre più muovendo a utilizzare altri tipi di periferiche, diciamo, per spostare dati. In ogni caso è probabilmente una delle applicazioni per la masterizzazione più complete che ci sia su Linux. Di nuovo è un'applicazione secondo me importante per tutto Linux e non solamente per KDE. Infine qualche altro esempio, questo è Marble, è un'applicazione simile a Google Maps, se vogliamo, un paio di visualizzazioni carine del mondo che però hanno senso fino a un certo punto. La cosa interessante è che si può interfacciare con OpenStreetMap. OpenStreetMap è un progetto simile a Google Maps, la cui idea appunto è di mappare il mondo, se vogliamo, è collaborativa, è un po' stile Wikipedia. La cosa interessante è che questa applicazione si interfaccia con questo sito web e di conseguenza potete per esempio scegliere di percorso, e lui mostrerà le indicazioni e anche la mappa rispettiva. Naturalmente se la mappa è stata caricata sul sito, qui siamo a Milano, quindi essendo Milano forse è molto grande, esistono un buon numero di persone che hanno contribuito a creare questa mappa. Un altro esempio è K-Stars, è un'applicazione che permette di visualizzare mappe del cielo. Qui c'è un esempio con Saturno, scaricata, un'immagine scaricata presa circa 3 o 4 ore fa. Infine l'ultimo argomento di cui vorrei parlarvi è l'IPOMAP. Allora, io non so quanti di voi siano informatici, in ogni caso se siete informatici potreste nella vostra carriera universitaria sentire parlare di web semantico. Esistono anche dei corsi di questa università tanto dedicati. L'idea di IPOMAP è di, ecco, cosiddetto desktop semantico. L'idea di fondo, secondo me, è un'idea assolutamente interessante, se applicata fino in fondo sarebbe il top, è di mettere in correlazione tutti i dati che voi fornite al vostro computer. Voi nel vostro computer avete innanzitutto file, una grande quantità di file. Da ciascun file è possibile estrarre delle informazioni, i file multimediali hanno dei tag tipicamente. Un file, un testo ha per esempio delle keyword, un autore, un titolo, ma nel vostro computer voi inserite anche tanti altri dati. Avete per esempio la cronologia della navigazione, se naturalmente fate sì che il browser la tenga. Avete le vostre email, avete una lista di contatti, avete un calendario, quindi avete una grandissima quantità di dati. E sarebbe molto bello se sistema fosse in grado di mettere assieme questi dati, che per esempio nel momento in cui voi avete scrivendo un documento, state lavorando in un progetto, sarebbe molto bello che il vostro computer fosse in grado di suggerirvi automaticamente documenti correlati a quel progetto, perché ad esempio sono documenti che avete utilizzato le ultime volte che avete lavorato con quel progetto, oppure sono
documenti che gli hanno inviato persone tramite email, e queste persone sono i vostri contatti per quel progetto, cioè il progetto collaborativo. Ebbene, l'idea di Nicomac è di fare questo, creare un punto, diciamo, centralizzato all'interno di Campaniere, dentro cui tutti questi dati vengono messi insieme e vengono correlati tra loro. Sfortunatamente è un progetto in cui lavorano troppe poche persone, perché si riesce ad avere uno sviluppo rapido, diciamo. Di conseguenza la parte di infrastruttura è già esistente ed è possibile, quindi e il sistema qui sta già raccogliendo, già si è stato utilizzando KDE, sta già raccogliendo dati, determinati tipi di dati, per esempio dati estratti dai file automaticamente o da altre fonti. Esiste poco lato utente, cioè l'utente vede poco delle potenzialità di questo progetto, perché esiste poco effettivamente. Esiste un'implementazione, per esempio, per fare delle, per interrogare il sistema e chiedere informazioni su file, per esempio se volete i documenti che avete trattato, che avete modificato o letto nell'ultima settimana, per esempio è un'informazione molto semplice da fare al sistema. Si stanno ancora sviluppando, diciamo, delle interfacce più amichevoli per l'utente e allo stesso tempo più funzionali. Di nuovo, anche questo progetto qui in Plasma Active potrebbe avere un ruolo, potrebbe, il Plasma Active potrebbe fungere da trampolino di lancio per questo progetto, dato che esiste anche all'interno di Plasma Active. Plasma Active è un progetto formato da tanti sottoprogetti, se volete. Uno di questi si chiama Contour. L'idea di Contour è quella, e che vorremmo vedere realizzata sul turno dentro dicembre, è quella di mettere assieme delle informazioni per produrre dei suggerimenti per l'utente. In particolare mettere insieme informazioni di contesto, per esempio la geolocalizzazione, visto che siamo su dispositivi mobili, piuttosto che l'attività che state svolgendo in quel momento, quali programmi avete aperto in quel momento, quali siti state visitando. Metterli assieme con dei cosiddetti pattern, quindi con diciamo delle abitudini che l'utente ha, per esempio se tutte le settimane un certo giorno viene dedicato a una certa attività. Mettere assieme quindi tutte queste informazioni e produrre dei suggerimenti per l'utente, per esempio su documenti correlati, piuttosto che su su qualunque, diciamo, qualunque tipo di contatto, documento, sito web o quant'altro possa essere correlato con quanto l'utente sta facendo il complemento. Ripeto, in Plasma Active 1.0 esiste questa tecnologia, è stata implementata in parte. In teoria entro dicembre dovremo vedere l'implementazione definitiva, diciamo, e a quel punto cominciare effettivamente ad assaggiare la potenza del progetto del funzionamento, se effettivamente sarà realizzato in maniera adeguata. Brevemente, se non avete risorse adeguate per far girare tutta questa cosa, Nicomac consuma un certo tipo di risorse. In quella voce del pannello di controllo è possibile configurare Nicomac, dirgli che cosa fa, dirgli quante risorse del computer può prendersi. Di conseguenza potete, diciamo, tagliare anche il minimo possibile eventualmente, o addirittura disattivarlo del tutto se l'idea non vi piace per me. E questo è quanto. Se avete domande, se no vi invito appunto a scaricare KDE, installarlo nel vostro sistema, o scaricare una distribuzione Linux che abbia già KDE installato, per esempio che è una versione Ubuntu con KDE, anzi con GNOME, provarlo, fare qualche esperimento, vedere se vi piace o meno. E dopodiché, come di nuovo, come diceva Pietro prima, l'idea dei desktop, dell'ambiente desktop su Linux è che non esiste l'ambiente desktop perfetto, ognuno ha il suo, ognuno ha quello che preferisce, che ritiene più funzionale. Noi ve ne abbiamo mostrati due, che sono sicuramente tra i più completi che ci siano. Qualunque scegliate tra i nostri due o tra gli altri 15-20 che potrebbero venire in mente in questo momento, che esistono, va bene, comunque ricordate cos'è su. Grazie. Se ci sono domande passo la parola al prossimo. Facciamo 5 minuti di pausa.